Allora, buonasera a tutti. Allora, avremo il grande onore di fare un applauso a Marco Travaglio. Vai, Marco, esci, esci. Dove sei? Non ho sentito. Marco Travaglio, dove sei? Marco Travaglio, eccolo. Grande, grande, grande. Allora, due parole sole, perché lui parla da solo, non c'è problema. Chi è che è andato a vedere il suo spettacolo a Bologna? Alzi la mano. Pochi, avete sbagliato, perché è stata una roba enorme. Bene, allora, per noi è un grande piacere avere Marco Travaglio, che ci parla del suo ultimo libro, che si chiama Semi di guerra, la tragedia dell'Ucraina, la farsa dell'Italia, un paese pacifista preso in ostaggio dai no pax. Il titolo è veramente tutto un programma e quando lo leggerete vi accorgerete. E siamo graditissimi di aver accettato il nostro invito. Stasera ci racconterà chi sono questi semi di guerra e anche chi sono i furbi che cercano di approfittarsene. Io, dopo averlo sfogliato e letto in diverse parti, mi accorgo che quando sento i telegiornali o sento il giornale radio non credo più a niente di quello che dicono. È vero. Ormai da un anno va avanti, è vero. Ormai da un anno va avanti la guerra in Ucraina e in Italia abbiamo sentito commenti di tutti i tipi, è vero. E questo, la lettura di questo libro chiarisce molte cose. Da libraio, ma anche semplicemente da cittadino che legge, a me viene da pensare che se questo libro è in testa alle classifiche, signori ascoltate, in testa alle classifiche nazionali, in un paese che si legge pochissimo, e le copie vendute sono un numero impressionante, significa che su questa guerra non siamo in pochi a pensarla come Travaglio. A parte l'introduzione, è un primo capitolo di preparazione, si basa tutto su materiali raccolti in questo anno di guerra con l'accuratezza di un archivista. Vi assicuro che leggerlo, reportage, interviste e dichiarazioni provenienti dai nostri giornali e dalle nostre televisioni. Allora, certe dichiarazioni però si commentano da sole. Io non voglio lasciare altro, non voglio avere altro tempo, ma sono felicissimo di sentirlo parlare e sono felicissimo che voi ascoltiate con attenzione, perché vi verrà sicuramente voglia di andare dentro a questo gioiello. Grazie, grazie ancora. Io ringrazio Romano per questo invito, ringrazio voi per questa partecipazione. Non pensavo ci sarebbe stata tanta gente, perché appunto ero stato a Bologna meno di un mese fa al Teatro Duse, due sere, quindi pensavo di avere già rotto le scatole abbastanza ai bolognesi. Invece evidentemente questo tema appassiona e fa nascere anche curiosità, lo dicono, appunto lo ricordava già Romano, i dati di questo libro che hanno sorpreso anche me, perché comunque non è un pamflettino, una cosetta che si legge in due minuti, e poi appunto il tema è abbastanza ostico e impegnativo, però evidentemente tutto si tiene. Io ci pensavo ieri quando stavo facendo lo spettacolo a Brescia, e poi quando ho finito mi sono arrivati una raffica di messaggi quando ho riacceso il cellulare verso mezzanotte. Mi dicevano che c'era Mentana in televisione che sparava a zero contro il nostro giornale perché avevamo fatto una vignetta, avevamo pubblicato, io non faccio le vignette, piacerebbe, la vignetta di Mannelli, che è il Messi della satira e della vignetta. E per tutta la giornata ieri sui social, fino a Mentana, ieri sera dei Giletti, c'erano persone che non hanno la più pallida idea di cosa sia la satira, che spiegavano a Mannelli che la sua non è satira. Ora Mannelli, per chi se lo ricorda, stava al male, stava ai Quaderni del Sale,
stava a Tango, stava al Satirico di Repubblica, stava a Cuore e poi è con noi dal 2009, cioè da quando è nato il Fatto Quotidiano. Io ricevo le sue vignette alle 20 ogni sera e le pubblico. Non è che mi metto a dire sarà satira o non sarà satira, perché lo sa lui se è satira o non è satira. Invece ieri c'erano dei patetici personaggi che spiegavano a Messi che cos'è il calcio praticamente, e mi sono domandato: ma per quale motivo in questo momento non puoi più fare una vignetta sulla Mannocchi, bravissima inviata di guerra della Stampa e che collabora anche con Mentana, ma che come tutti noi è fallibile e a cui l'altra sera è capitato di dire delle cose secondo me molto scommiccherate a Piazza Pulita mentre si parlava di armi all'uranio impoverito che gli inglesi vogliono gentilmente regalare al popolo ucraino come se avesse bisogno pure di quello. Tutti svicolavano, minimizzavano, e lei è arrivata a dire meno male che di fronte a un'opinione pubblica come quella italiana, che non è lucida perché è contro il riarmo, contro l'escalation, contro l'invio di armi sempre più potenti e distruttive in Ucraina, abbiamo i decisori che prendono le decisioni contro l'opinione pubblica, perché i decisori invece sono lucidi. A me sembra che sia esattamente il contrario, cioè che sia lucida l'opinione pubblica e che siano i decisori che non sono lucidi, né Draghi né la Meloni, che poi voglio dire sulla politica estera hanno la stessa identica linea. A me pare che in Francia sia molto più lucida l'opinione pubblica che manifesta che non Macron che vuole massacrare i pensionati. A me pare che in Israele siano molto più lucidi quelli che manifestano democraticamente da 3 mesi e che oggi hanno avuto un grande successo contro il decisore Netanyahu e il suo compare ancora più destro di lui sulla schiforma della giustizia che è stata rinviata e che probabilmente verrà accantonata. Quindi siamo tutti davanti al giudizio dell'opinione pubblica, si fanno le critiche, si fanno le vignette che sono una forma disegnata di critica. A Mannelli non è piaciuto quello che ha detto a Mannocchi, come ad altri sarà piaciuto, qual è il problema? Ecco, la domanda è: per quale motivo nel 2023, invece di andare avanti, stiamo andando indietro in una regressione, non all'infanzia, all'età della pietra, per cui dobbiamo spiegare tutti i giorni che cos'è la satira? Noi, nel tentativo disperato di far capire a qualcuno che cos'è la satira, perché oggi trovarne è difficile. Una volta era dappertutto, andavi in edicola, c'era la satira, accendevi la televisione, c'era la satira, c'era Dario Fo, c'era Antoniazzi di Anello, poi subivano censure, ma era tutto molto alto, anche la censura, perché era alta la satira. E perché adesso devi metterti a spiegare che una vignetta con una battuta è satira? Perché la settimana scorsa a noi sempre, noi del Fatto, ci hanno rotto le palle perché abbiamo fatto una caricatura di Elie Schlein. Dice, ma la deforma i tratti, ma la caricatura si chiama caricatura perché deforma i tratti fisici. Se hai il naso un po' lungo te lo fanno più lungo, se hai l'orecchia a punta te la fanno più a punta, se sei basso ti fanno più basso, se sei lungo ti fanno più lungo e se sei grasso ti fanno più grasso. La caricatura è dal 700. Sono così. Si chiamano così per quello, perché caricano. Hanno detto che avevamo fatto quella caricatura perché ce l'abbiamo con Elie Schlein, a parte che a me sta simpaticissimo, ottimi rapporti con lei, ci eravamo sentiti 2 giorni prima perché lei era stata beccata, sapete che adesso non si butta più via niente dai social, quindi le hanno tirato fuori dei tweet che faceva nel 2013 a 27 anni, 10 anni fa, e in uno di quelli aveva detto che io ho la faccia di cazzo e il sorriso da stronzo. È vero, mi viene spesso il sorriso da stronzo, soprattutto quando ho di fronte degli stronzi che dicono delle stronzate. Ma quindi io gliel'ho pure scritto che aveva ragione. Poi mi è venuta la curiosità di andare a vedere che cosa facevo io quel giorno di marzo del 2013, quando lei alle 22:30 della sera, invece di andare a cena con gli amici, twittava che io c'avevo un sorrisetto da stronzo.
e ho scoperto che era un giovedì e che quel giovedì, come tutti i giovedì, andava in onda Anno Zero, anzi Servizio Pubblico, e che quella sera Servizio Pubblico, vi ricordate cos'era il marzo del 2013? C'erano state le elezioni il 25 febbraio, le elezioni dove i 5 Stelle erano entrati in Parlamento per la prima volta e da zero avevano preso il 25,5%, Bersani aveva preso il 25,4%, si era salvato perché il premio di maggioranza del Porcellum premiava la coalizione, lui era in coalizione con Vendola che aveva preso il 3%, quindi il premio di maggioranza l'avevano preso loro, però non avevano i numeri per governare e quindi c'era un grande dibattito sulla possibilità che Bersani governasse con i 5 Stelle. Bersani aveva capito che quelli erano elettori del mondo del centro-sinistra, in gran parte che non votavano più centro-sinistra, per così era diventato il centro-sinistra, che quindi quella gente bisognava parlare, non andavano demonizzati come dei fascisti. Però rimase solo perché saltò il primo round quando fece la diretta streaming con i due capigruppo dei 5 Stelle e lì gli chiese i voti gratis, avendo già pronto un governo con un programma, quindi avevano preso più voti di lui, volevano mettere giustamente il naso nella lista dei ministri, soprattutto nel programma, quindi andò male quello streaming. Ma poi successe che si decise di eleggere prima il nuovo Presidente della Repubblica e poi di fare il governo. Bisognava sostituire Napolitano, vi ricordate che nelle primarie online dei 5 Stelle vinse la Gabanelli che rinunciò, Gino Strada che rinunciò, il terzo Rodotà che accettò. E quindi Grillo disse eleggiamo tutti insieme Rodotà e poi ovvio che facciamo il governo insieme. È lì che i poteri forti si terrorizzarono perché sarebbe stato un governo del cambiamento come poi lo è stato il governo Conte II quando con 7 anni di ritardo si è fatto ciò che si poteva già fare nel 2003 e lì per impedire quel governo del cambiamento Napolitano si fece rieleggere e poi mise insieme una mucchiata il governo Letta con Berlusconi per tenere fuori quelli che avevano vinto le elezioni e far governare quelli che le avevano perse. Ho ricordato tutto questo perché il 7 marzo si discuteva queste possibili alleanze ed era successo che i 5 Stelle appena entrati in Parlamento, figurati di Battista, avevano subito proposto di fare la legge sul conflitto di interessi per togliere le televisioni a Berlusconi oppure perché Berlusconi si tenesse le televisioni e lasciasse la politica, no? E Zanda, capogruppo del PD, disse no, ce l'abbiamo noi la proposta per il conflitto di interessi, era una proposta che lasciava a Berlusconi sia le televisioni sia poi come al solito. E quella sera a Servizio Pubblico Santoro mi chiese di non fare la mia rubrica con la Moleskine ma di partecipare al dibattito in studio e c'erano Gad Lerner e Enrico Mentana e io dissi ma a me sembra che questa proposta del PD per perpetuare per l'ennesima volta con una finta legge sul conflitto di interessi e conflitto di interessi Berlusconi preannunci che sono pronti a rimettersi d'accordo con Berlusconi, comunque avevano governato, erano ancora al governo nel governo dimissionario Monti e mi ricordo che Lerner disse che assolutamente non era possibile, Ventana disse tu sei ossessionato eccetera eccetera e io li guardavo e ridacchiavo con quella faccia da stronzo che mi viene quando sento delle stronzate e Lischlein che sperava che fosse cambiato tutto nel PD aveva 27 anni quindi era ancora ingenua poverina twittò dicendo ce l'aveva tanto con la mia faccia ma col fatto che io stavo dicendo una cosa che non le piaceva un mese dopo e Lischlein già stracciava la tessera perché il PD aveva incenerito Prodi con i 101 e passa franchi tiratori ed era pronto a rieleggere Napolitano insieme a Berlusconi per governare insieme a Berlusconi contro quelli che avevano vinto le elezioni e che Bersani voleva portare nell'area di governo. Infatti Bersani fu fatto fuori da Enrico Letta, noto nipote di suo zio. Quindi poi quando alla povera Schlein le hanno tirato fuori 10 anni dopo, un mese fa, quel tweet, lei mi ha telefonato imbarazzato e ha detto ma a parte che uno ha 27 anni ha tutto il diritto di fare battute goliardiche, ma per me pure a 77 anni
uno ha diritto di fare le battute. È interessante quello che poi è successo, no? Che adesso a lei è toccato di prendere il posto proprio di Enrico Letta, di riaccogliere Bersani nel PD, cioè il principale sostenitore ancora oggi dell'alleanza tra la sinistra e i 5 Stelle per il cambiamento. E quindi le ho detto: vedi che anche la storia si vendica a distanza di anni, anche lei con quel sorrisetto da stronza, no? Che è tipico della nemesi storica. Eppure ci hanno massacrati perché abbiamo fatto una vignetta, non una vignetta, scusate, una caricatura sulla scena. E allora mi sono domandato: ma perché non si può più fare nemmeno una caricatura? Non dico una vignetta, manco una caricatura che non c'ha il testo. E l'unica risposta che mi sono dato, oltre al fatto che siamo talmente disabituati alla satira che non la riconosciamo più, ormai fai una vignetta, fai una caricatura, ci sono ondate di solidarietà alla vittima, come se la vignetta fosse un attentato terroristico. Un attentato terroristico l'hanno fatto a Charlie Hebdo, che faceva vignette molto più feroci delle nostre, e tutti dicevamo je suis Charlie. Adesso dovrebbero dire coerentemente je ne suis plus Charlie, perché oggi consideriamo le vignette attentati terroristici. E diamo la solidarietà alla vittima come se le avessimo sparato. Abbiamo fatto una battuta, fatta una risata. Ecco perché non si fanno più una risata. Perché sono terrorizzati dall'opinione pubblica. Io ci ho riflettuto molto su quella frase della Mannocchi dell'altra sera. L'opinione pubblica non è lucida, meno male che c'è il decisore che decide contro l'opinione pubblica, essendo il decisore lucido. Loro sono terrorizzati dall'opinione pubblica. Perché stavolta non sono riusciti nel gioco che riesce sempre. Quando tutti sparano nella stessa direzione, di solito l'opinione pubblica almeno per un certo periodo gli va dietro, poi se ne rende conto che è stata gabbata, ma ce ne impiega di tempo. Stavolta è un anno e un mese, 13 mesi, che cercano di convincerci che dobbiamo andare in guerra, che dobbiamo militarizzarci sempre di più, che dobbiamo partecipare attivamente ed entusiasticamente all'escalation militare, e ogni giorno dobbiamo mandare armi sempre più pesanti, già tenendoci pronti a mandare gli uomini, a mandare i militari, e poi magari, non lo so, pure delle testate nucleari, perché prima o poi lo scopriranno che Zelensky non ne ha e Putin ne ha 6.000, prima o poi lo capiscono anche loro, che lo squilibrio che stanno cercando di colmare lo potrebbero colmare soltanto mandando centinaia di migliaia di uomini all'Ucraina, e poi delle testate nucleari, di cui siamo pieni nelle basi NATO, sono quasi tutte qua in Europa. E più ci tentano di convincerci che questa è una cosa buona e giusta, e più i sondaggi dicono che gli italiani dicono di no. Aumentano quelli contrari a mandare armi, aumentano quelli contrari alla escalation, aumentano quelli che dicono fate un negoziato e firmate un trattato qualunque esso sia, perché come diceva Cicerone è meglio la pace più ingiusta che la guerra più giusta. Questa è la posizione che ha gran parte degli italiani, e loro continuano, non si rassegnano. E adesso pensano che se tutti i giorni che facciamo una vignetta, una caricatura, un articolo, un titolo, una didascalia, ci organizzano lo shitstorming sul web, noi poi stiamo nell'angolo, in posizione difensiva, siamo costretti a giustificarci e cominciamo dando le spalle al muro, no? A porci il problema se non dobbiamo cambiare un po' la nostra posizione, avvicinarci a quella del pensiero unico per non essere massacrati tutti i giorni. Se pensano questo, non ci conoscono, non mi conoscono e non ci conoscono. Se io dico ai miei vignettisti datevi una calmata, quelli caricano. Se qualcuno dice a me datti una calmata, io carico. Anche perché penso che non siamo noi
che dobbiamo giustificarci e vergognarci, sono loro, sono gli altri che devono vergognarsi. In un paese serio è chi propaganda la guerra e il riarmo che deve vergognarsi e giustificarsi, non chi predica il negoziato, il compromesso e il dialogo. Però questa è la situazione in cui stiamo vivendo, aggravata dal fatto che abbiamo un governo con una Presidente del Consiglio che ogni giorno vede i sondaggi e vede che il suo consenso a poco comincia a calare, ma che il consenso alla sua politica estera di riarmo e di assoluto allineamento agli Stati Uniti e alla NATO è molto più impopolare di lei, che è ancora molto popolare. Ed è molto più impopolare tra i suoi elettori, non tra gli elettori di sinistra dei quali lei giustamente se ne infischia, tra gli elettori di destra. Tant'è che la Lega e Forza Italia l'hanno capito e fanno il doppio gioco. Quando c'è da votare votano, sperando che non se ne accorga nessuno, e poi quando c'è da parlare nei dibattiti parlamentari sono più antimilitaristi di Conte e di Fratoianni, che però al decreto armi della Meloni hanno votato contro, a differenza della Schlein. Quindi voi capite com'è importante in questo momento tenere alta questa bandiera, perché se dovesse la Schlein, non dico cambiare idea, tornare alla sua idea, che è sempre stata quella contro il riarmo e contro l'invio di armi, e che adesso ha dovuto cambiare per diventare segretaria del PD, se tornasse la Schlein doc, noi avremmo 5 Stelle, PD e Forza Italia e Lega dall'altra parte, la Meloni sarebbe da sola, quindi cambierebbe la linea dell'Italia e quindi cambierebbe anche la linea dell'Europa, che in Europa, come è noto, ci sono il governo tedesco e il governo francese che non stanno affatto sulla stessa posizione della Casa Bianca, di Londra e degli oltranzisti della Polonia e degli Stati Baltici, che se fosse per loro avremmo già avuto il lancio delle atomiche. Questo è molto importante per capire come mai c'è grande attenzione su come l'Italia si muove e quindi come mai i trombettieri della NATO sono così terrorizzati dall'opinione pubblica non lucida. Perché l'opinione pubblica, se insiste, cambia le scelte dei governi. Prossimo ci sono le elezioni europee col proporzionale, ciascuno si conta per sé. Chi è che vuole rinunciare ai voti di quella maggioranza degli italiani che sono pacifisti o che non sono pacifisti ma che sono contro un impegno bellico sempre maggiore e sempre più coinvolgente in una guerra che sentiamo lontanissima da noi e di cui ci viene anche il dubbio che ci abbiano raccontato un sacco di panzane. Io nel libro, lo ricordava Controni prima, ho scritto come la penso nell'introduzione, poi basta. E il resto, quello che penso io non c'entra più niente. Ho fatto un paragrafo sintetico sulla storia dell'Ucraina e della Russia, poi ho fatto un capitoletto sui putiniani smemorati, che a me capita continuamente di prendere lezioni di antiputinismo da gente che io me la ricordo erano putiniani fino all'altro ieri, secondo i criteri con cui loro oggi definiscono putiniano. Cioè oggi per loro è putiniano anche uno che incontra Putin in una visita di Stato, cioè che fa quello che fanno tutti i capi di Stato. Putin ha partecipato a tutti i G20, ai G7, ai G questo, ai G quell'altro, incontri bilaterali con tutti i capi di governo del mondo. Poi faceva anche bisboccia con Berlusconi, ma quello era un di più che ci metteva Berlusconi. Ci sono presidenti del Consiglio che hanno incontrato Putin più e più volte in incontri bilaterali o in vertici internazionali semplicemente perché Putin era lì a rappresentare il suo paese. Cosa facevano? Non andavano. Voi direte, ma Putin non aveva ancora invaso l'Ucraina. Beh, non c'era bisogno dell'invasione dell'Ucraina per sapere chi fosse Putin. Intanto Putin è sempre stato un dittatore fin dal giorno in cui è arrivato. Nel 99,
prima come premier e poi come presidente, eletto e rieletto più volte. E poi non è che questa è la prima guerra che ha fatto, ma lui appena arrivato ha fatto la seconda guerra di Cecenia, è durata 9 anni, ha raso il suolo Grozny, con una ferocia e una spietatezza che dovevano farci capire chi era. I ceceni l'hanno capito. E poi è andato in Georgia perché mettevano in discussione i diritti della minoranza russofona e russofila in una fetta di Georgia e ha rimesso in ordine le cose. Poi è andato in Siria e ha raso al suolo Aleppo usando anche armi chimiche. Poi si è preso la Crimea, lì devo dire senza sparare un colpo, però se l'è presa. Nel frattempo i suoi oppositori, ogni volta che si candidavano contro di lui, finivano in galera, e i dissidenti, i giornalisti critici, difficilmente riuscivano a morire di morte naturale nel loro letto, di solito morivano prima, di morte violenta o di avvelenamenti strani. Tutto ciò molto prima del 24 febbraio 2022, tant'è che io ogni volta che qualcuno mi dà del putiniano dico: scusa, mi citi un articolo dal 99 a oggi in cui ho parlato bene di Putin? Perché io non ho mai parlato bene di Putin, mi è sempre fatto orrore. Mentre tutti quelli che danno lezioni, la voglia, se parlavano bene di Putin. Quel capitolo lì l'ho ricordato quando Renzi faceva pappa e ciccia con Putin in vertici bilaterali, si faceva dare passaggi in macchina, diceva che bisognava levargli le sanzioni fissate dalla comunità internazionale dopo la presa della Crimea, e soprattutto, dato che Putin era sotto sanzioni nel 2014, lui le ha aggirate e ha continuato a autorizzare vendite di armi alla Russia, i famosi Lince prodotti dall'Iveco, che poi abbiamo visto entrare in Ucraina il giorno dell'invasione. Li abbiamo mandati noi. Crosetto, che all'epoca era sottosegretario alla difesa, diceva che bisognava incrementare la collaborazione tecnologico-militare-industriale per produrre più armamenti insieme all'industria russa. E quando la NATO schierava le truppe alle frontiere della Russia perché Putin stava facendone qualcuna delle sue, Crosetto diceva che era inaccettabile che la NATO provocasse Putin. Sono gli stessi che adesso stanno a 90 gradi o sull'attenti davanti alla Casa Bianca, gli stessi. Scusate, mi chiamo dal giornale, faccio su. Scusate, devo dare via libera alla prima pagina del Fatto. Facci in piedi un secondo. Mancava solo un titolo sul super bonus. Ora vediamo se l'hanno fatto. Perfetto. Mi rubo 2 secondi. Vai. Chi vuole fare 5 domande alla fine della sua chiacchierata può prepararsi, venire qui e fargli la domanda. 5, non di più, perché non abbiamo tempo. Quindi menatevi. Menate il sesto, il settimo. Allora, dicevo, la Meloni diceva che Putin era migliore di Renzi. Ora, io non ho mai avuto grande stima di Renzi, però, insomma, paragonare il Presidente del Consiglio del nostro paese, democraticamente espresso dal Parlamento, a un autocrate con quel pedigree, insomma, non vi dico Salvini e Berlusconi perché lo sapete, insomma, Salvini disse: preferisco 3 Putin a un Mattarella. Berlusconi propose Putin per il Nobel per la pace e lo definì dono del Signore. La Meloni, nel suo libro Io sono Giorgia, ha scritto
che la Russia di Putin è un baluardo della civiltà cristiana contro il fondamentalismo islamico. Infatti a Grozny ha raso al suolo qualsiasi traccia di Islam. E all'epoca ci faceva comodo Putin perché combatteva gli islamisti in Siria, gli oppositori di Assad e in Cecenia. Enrico Letta fu l'unico ad andare all'inaugurazione delle Olimpiadi di Sochi, invitato da Putin, mentre tutti i paesi europei non mandarono i loro premier perché in quel momento avevano fatto una legge che penalizzava duramente i gay, e l'unico che ci andò fregandosene fu Enrico Letta. Quindi ho fatto questo paragrafetto per rimettere un po' in ordine, non vi dico Mattarella, quanti oligarchi e quanti ministri russi ha fatto cavalieri di Gran Croce, cavalieri della Repubblica, questo e quell'altro, sono dovuto levargli tutte le decorazioni, ma ne ha messe quasi tutte Mattarella. E Di Maio, Di Stefano, putinianissimi, e adesso, vale, adesso non ci stanno più, ma insomma, quando c'erano, ministro degli esteri e suo vice. Passa per filo russo Conte, che a parte alcuni incontri istituzionali da Presidente del Consiglio non ha mai detto niente a favore di Putin. Sì, ha accettato gli aiuti che la Russia ci ha mandato sotto forma di medici, di camici, di mascherine, quando i nostri alleati beatamente durante il Covid si sono dimenticati di noi, e noi siamo stati aiutati dalla Cina, dalla Russia, dall'Albania e da Cuba. Cosa dovevamo fare? Sputare su chi ci tendeva la mano? Hanno detto che i medici russi che andarono ad aiutare gli alpini nell'ospedale da campo di Bergamo erano tutti spie travestite, ma non sono mai riusciti a spiegare che cosa cazzo spiassero all'ospedale da campo di Bergamo queste spie russe famose, che prima dicevano che spiavano il Covid. Io sono andato a vedere, dico, vedi mai che in Russia non avessero il Covid? Sono andato a vedere cosa scrivevano gli stessi giornali che dicono che erano qua per spiare il Covid bergamasco. E scrivevano che in Russia c'erano decine di migliaia di casi che Putin cercava di ridurre e di nascondere per non spaventare l'opinione pubblica. Erano pieni di Covid anche loro. Cosa c'è di diverso tra il Covid russo e il Covid bergamasco? Il nostro c'ha quel retrogusto di botte in rovere, non lo so, di che quell'altro sa di tappo. Dice che lo preferivano per il vaccino Sputnik, ma perché il Covid bergamasco che c'ha? Ma perché poi quello bergamasco e non quello fiorentino o quello bolognese, giustamente? Ognuno sarà orgoglioso del suo Covid, no? Però era uguale. Dice che hanno fatto lo Sputnik col Covid di Bergamo, mentre invece non veniva bene col Covid russo. Dato che era una puttanata, che non ci credeva nessuno. Guardate che adesso io non ho le immagini che ho nello spettacolo, ma su tutti i titoli dei giornali. Hanno cominciato a dire che in realtà a Bergamo volevano spiare la base NATO di Chedi, che però è a Brescia. Perché una spia o più spie russe dovrebbero chiedere di andare a Bergamo per poter spiare una base che c'è a Brescia? Ma prendi un attico a Chedi e vedi meglio, no? Che non da Bergamo col cannocchiale. A un certo punto hanno anche detto che quelli volevano spiare pure la base di Amendola, che sta vicino Bari. Da Bergamo hanno detto andiamo a Bergamo così vediamo bene Amendola, una cosa dell'altro mondo, dei matti, eppure è uscito sui giornali per confondere le acque sui veri putiniani che sono sempre stati Salvini, Berlusconi e con qualche deviazioncina anche di Renzi e di Letta. Fatte queste due, diciamo, prologhi del libro, il resto è la storia dal 24 febbraio a quando ho chiuso il libro, quindi un anno dopo, febbraio del 2023. Prima c'è la parte tragica, quella che si verifica in Ucraina, e poi c'è la parte comica, quella che si verifica in Italia, perché noi siamo specializzati, quando una tragedia varca la frontiera nazionale, tac, diventa subito una farsa. E infatti abbiamo scoperto da un anno, poco più, di avere i giornali e la politica pieni così di guerrafondai da divano,
armiamoci e partite, anzi armiamoli e morite, no? Questa è il nuovo slogan, perché mica sarruolano, mica mandano i loro figli, però continuamente, no, vanno in televisione tutti coordinati a dire tutti la stessa cosa. Io spero che li paghino bene, spero che ci sia una regia, perché se fanno tutto gratis, no, con grave sprezzo del ridicolo, poi alla fine ti rendi ridicolo. E abbiamo questi marciatori che fanno il presentatan sul loro sofà ogni sera, predicando a non si sa bene chi che bisogna impegnarsi in questa guerra, perché è una guerra per difendere i nostri valori e il nostro territorio, perché hanno anche inventato che Putin voleva occupare l'intera Europa, non riesce nemmeno a prendere tutto il Donbass, ma secondo loro aveva pensato di prendere l'Ucraina in 3 giorni. L'Ucraina è grossa 2 volte l'Italia. Potete immaginare che uno pensi di occupare 2 volte l'Italia in 3 giorni? Cioè, oltre che pazzo, dovrebbe essere anche scemo Putin, se avesse mai ipotizzato una roba del genere. Ma così come antipasto, fatta, presa l'Ucraina in 3 giorni, poi avanzava, non sapeva che se varcava il confine della NATO, la NATO rispondeva con missili nucleari. Non ci aveva pensato, lui aveva in testa proprio come Hitler di prendere tutta l'Europa. Lo disse Severnini a 8:30, poi se l'è dimenticato quando glielo ho ricordato, però c'è YouTube, è implacabile, c'è tutto. Disse: se non ci fosse la NATO, Putin sarebbe già a Lisbona. Ma perché Putin dovrebbe voler prendere il Portogallo? E meno male che c'è l'oceano, no? Se no andava avanti al galoppo. Perché hanno inventato questa palla? Perché dovevano convincerci che noi stiamo mandando le armi agli ucraini, ma che gli ucraini combattono per difendere la nostra patria, che lo sanno anche loro cosa c'è scritto nella nostra Costituzione. Nella nostra Costituzione c'è l'articolo 11 che dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, con possibili deroghe soltanto a parità di posizione con gli alleati, nel caso appunto in cui ci sia di mezzo qualche trattato con qualche paese alleato. Ma l'Ucraina non è nostra alleata, non fa parte né dell'Unione Europea né della NATO, quindi non c'entra niente. E per maggiore chiarezza c'è l'articolo 52 che dice che è un dovere di ogni cittadino difendere la patria, la tua, non quella degli altri. Altrimenti, con tutte le patrie che ci sono per il mondo, noi dovremmo entrare in tutte le guerre dove c'è una patria in pericolo. La Costituzione parla della nostra patria, non quella degli altri. Quindi lo sanno benissimo. Allora cercavano di convincerci che in realtà era bene fermarlo lì al Donbass, perché sennò veniva anche qua. Voleva prendere l'Italia, non si sa perché. Naturalmente le balle sono come le ciliegie, che poi per supportarne una devi raccontarne subito un'altra, quindi una balla tira l'altra. Quindi hanno dovuto cominciare a inventare balle di ogni genere. E questa è la farsa italiana. Hanno detto, è un sacrificio effettivamente mandare armi, fare sanzioni. Le sanzioni sembra che adesso penalizzino più noi sanzionatori che non lui sanzionato, però dura poco. Lo disse Enrico Letta, che insegna, che insegnava, adesso è tornato. Non so cosa insegni, forse come perdere le elezioni. Ma in ogni caso passa per essere un economista di scuola Andreatta, e aveva detto a marzo dell'anno scorso che il default della Russia era questione di giorni. Il default della Russia è questione di giorni, marzo. Quanti giorni sono passati? Più di 365. Avete mai visto default in Russia? Io no. C'è Putin corpo a corno che vede la Francia in fiamme, Israele in fiamme, la banca più importante della Svizzera che crolla, la banca più importante della Germania che crolla, la banca della Silicon Valley in America che crolla. C'è default? Eh?
era una balla che noi ci siamo raccontati per illuderci che ci stavamo sacrificando, ovviamente sempre perché sennò arrivava qua, però durava poco. Poi ci hanno detto che comunque se non andava in default c'era il golpe pronto al Cremlino, era tutto pieno di oligarchi che non vedevano l'ora di buttare giù Putin. Tant'è che ogni tanto scrivevano che ne aveva avvelenato uno. Vi ricordate quando ha avvelenato Abramovic? Abramovic 3 giorni dopo è risorto, è comparso alle trattative che stavano facendo, perché all'epoca facevano anche le trattative oltre alla guerra, è comparso durante le trattative in Turchia, stava meglio di me, eppure secondo i nostri media l'avevano avvelenato. Io non ho mai visto un avvelenato così in carne e così in salute come Abramovic, ma a un certo punto hanno detto che aveva avvelenato anche Shoigu, il suo ministro della difesa. Anche lui 3 giorni dopo, come Gesù Cristo è risorto, ha fatto una conferenza stampa, stava meglio di Putin, che peraltro sta molto meglio di come lo descriviamo, perché, come avrete notato, Putin, a leggere i nostri giornali, soffre praticamente di tutte le malattie contemplate in letteratura medico-scientifica, non gliene manca neanche una. Vorrei fare un piccolo riepilogo, una cartella clinica così, prêt-à-porter. Per il Corriere è folle, perché nella sua mente c'è una realtà parallela. Per la CNN è impazzito, gli resta 1 anno di vita o forse 3. Per il Giornale è pazzo come strano amore, una mente instabile. Libero dice che è da manicomio, La Stampa dice che è in delirio, staccato dalla realtà. Il Domani dice che è stanco, vecchio e paranoico, forse malato, ha qualcosa che non va, non è più lui, terrorizzato dal Covid. Recalcati, quindi ve lo leggo, io non capisco mai cosa dice Recalcati, però così dice: malato, invecchiato, sofferente e fatalmente intaccato dalla morte, uccide i suoi figli 2 volte. Non so cosa voglia dire, però è calcato. Corriere della Sera, ossessionato e paranoico, era un bambino povero e ribelle. Allora interviene Merlo di Repubblica e dice: no, era un piccolo selvaggio, randagio e affamato. Allora interviene il Domani e dice: no, era un tassista abusivo. A me risulta che stava nel KGB, però si vede che per il KGB guidava i taxi, boh, chi lo sa. Per La Stampa è un grande infelice, per Ammaniti, che pure è un luminare, la sua arroganza nasconde una paura profonda. Il Corriere intervista un politologo bulgaro, il quale garantisce che Putin è ossessionato dal video dell'uccisione di Gheddafi e ha passato ore e ore a guardarlo e riguardarlo, quindi Putin è distratto anche da questo video, guarda continuamente che maciullano Gheddafi. Il capo dell'intelligence ucraina giurò che a Mosca era già in corso un colpo di Stato, ma questo a maggio dell'anno scorso, quindi un colpo di Stato lunghissimo che non si è ancora concluso, anzi non si è proprio visto, però stanno facendo. E Putin è in condizioni psicologiche e fisiche pessime, molto malato, ha il cancro e anche altri disturbi, anzi ha una collezione di cancri da Guinness. Il New Lines dice che è un tumore al sangue, il Proect, che è un giornale dissidente russo, dice che si cura facendo il bagno nel sangue estratto da corna mozzate di cervo, ma Libero dice che invece si cura il cancro con i clisteri. Repubblica fa notare il gonfiore del viso, il problema a una gamba, la fatica a muovere un braccio e il lungo isolamento fisico, una specie di paralitico praticamente, non si muove più. Daily Star e Daily Telegraph in stereo scrivono che sta morendo di cancro ma all'intestino. Messaggero, gonfiore e scatti d'ira per farmaci e steroidi per il tumore. Stampa, demenza o Parkinson? Scegliete voi, i lettori possono barrare la casella preferita. Corriere, ha problemi alla colonna vertebrale per pregressi traumi sportivi, ma anche neoplasia al midollo spinale o in alternativa difficoltà deambulatorie e irrequietezze posturali, down depressivi ed esaltazione maniacale. Repubblica, cancro alla tiroide, l'ha visitato 35 volte un oncologo e loro erano lì che contavano ogni volta che entrava e usciva. Secondo il Giornale potrebbe anche essere diabete. So, gli mancano la stretta di mano invisibile che contraddistingue Biden, l'uveite
che contraddistingue il nostro, vi ricordate il film di Woody Allen, La filossera e l'allergia all'ossigeno. Ecco, queste sono le balle che ci raccontiamo finché a un certo punto è uscito un trafiletto, ma di quelli grossi così, quelli di gossip, anzi no, se fossero di gossip sarebbero trafilettino, proprio quelle robe. Il capo della CIA, che a una riunione pubblica diceva che Putin sta meglio di me, questo diceva il capo della CIA. Cioè, quindi dovevamo prendere tutti i giornali occidentali e buttarli nel cesso, perché per un anno avevano mentito. Putin sta meglio di me, dice il capo della CIA. Poi si è fatto anche una risata alle spalle dei giornalisti e delle opinioni pubbliche che ancora gli andavano dietro, adesso meno. Dopo le balle sulla salute di Putin, le balle sulla storia. Perché a un certo punto a qualcuno è venuto di chiedersi, ma com'è che questo qua, il 24 febbraio del 2022, improvvisamente ha deciso di entrare in Ucraina, no? Ci sarà qualche motivo, è vero che è pazzo, è scemo, è staccato dalla realtà, c'ha tutti quei malanni che sappiamo, però un motivo, anche perché Cremlino lo lasciano lì da un anno, quindi avrà condiviso, no, questa scelta con altri che non gli hanno detto sei scemo. Allora perché è successo questo? Guardate che domandarsi perché Putin ha fatto una cosa non vuol dire giustificare Putin che ha fatto una cosa. Questa è un'altra delle balle che ci raccontano, cioè che spiegare le cause e le concause di una guerra significa giustificare l'aggressore, no? Questo mantra continuo, implacabile, c'è un aggressore, un aggredito, lo sappiamo, c'è l'aggressore il 24 febbraio è Putin, l'aggredito il 24 febbraio è il popolo ucraino, e questo l'abbiamo dato per scontato. Io non ho mai conosciuto nessuno che lo neghi, tra l'altro, quindi non capisco perché continuano a ripeterlo, visto che lo sanno tutti e lo dicono tutti. Il problema è, ma prima, no? Che era successo? Prima erano successe delle cose, noi viviamo in un eterno presente dovuto a quei maledetti social e a quei maledetti device che ce li portano e che ci ricoglioniscono, ma l'eterno presente non esiste nella storia, la storia ha una profondità e come tutte le guerre, anche la guerra in Ucraina, ha le cause e le concause. Vi ricordate quando studiavamo le cause della prima guerra mondiale, c'era sempre la corsa agli armamenti, che si porta su tutte le guerre, perché è una delle principali cause di tutte le guerre. Quelli che ci guadagnano vendendo armi, di solito a entrambi, o prima agli uni e poi agli altri, a seconda di chi vince. Ma poi, poi alla fine c'è la causa scatenante, che di solito è un pretesto, l'uccisione da parte dell'irredentista Gavrilo Princip, del erede al trono d'Austria Francesco Ferdinando a Sarajevo. Ci hanno sempre spiegato che quella non è la causa, quello è la miccia, è il detonatore, ma prima c'era tutta una serie di cose che riguardavano i grandi imperi. Allo stesso modo la guerra in Ucraina ha una miccia, un detonatore, che è la richiesta formulata spintaneamente dalle repubbliche separatiste di Donetsk e di Lugansk, che chiamiamo Donbass, a Putin perché le assistesse, visto che il regime di Kiev le stava bombardando sempre più pesantemente, e quindi lui ha fatto il beau geste di andare in soccorso. Ma questa è una versione a cui credono soltanto Putin, alcuni russi non troppo alfabetizzati e Berlusconi che ancora l'estate scorsa quando stava nascendo il governo Meloni, ha detto che Putin in fondo è stato spinto da questa richiesta pressante del Donbass, dal suo popolo che voleva che intervenissero in aiuto, dei cugini che stavano dall'altra parte del confine, e che in fondo poi che cosa voleva fare Putin? Voleva arrivare a Kiev e mettere delle persone per bene al posto del signor Zagrebelsky, perché lui lo ha chiamato il signor Zagrebelsky, che lui confonde con Zelensky.
per dire la lucidità. Però a parte Berlusconi nessuno crede a questa versione. Prima sono successe molte altre cose e non si può dimenticare quello che è accaduto in Ucraina, in Russia e in Occidente. E nel 1989 crolla l'impero sovietico, si sfalda ciascuna delle repubbliche socialiste sovietiche, va per conto suo, alcune scelgono di federarsi nella nuova federazione insieme alla Russia e altre no, si fanno dei referendum. In Ucraina ne fanno uno che decide di stare con i russi e poi ne fanno subito dopo un altro che decide l'opposto. Perché? Perché l'Ucraina è una nazione strana di fronte, il centro-ovest è filo-europeo, filo-occidentale e molto anti-russo, con forte presenza nazista anche. Perché? Perché la carestia indotta dalle politiche folli e criminali di Stalin, a pagarne le conseguenze furono soprattutto le pianure del centro-ovest e quindi quando arrivarono i tedeschi con l'operazione Barbarossa furono accolti come liberatori dagli ucraini in funzione antistaliniana e lì l'eroe di quella Ucraina lì si chiama Stepan Bandera, che è uno che ha collaborato a mandare nei forni crematori decine e decine di migliaia di ebrei. Era il fiancheggiatore dell'SS, poi si è rifugiato in Germania, protetto dai servizi americani e inglesi nel dopoguerra ed è stato beccato dal KGB che lo ha fatto secco, credo, a Berlino, a Monaco di Baviera, in Germania. Ancora oggi ci sono dei monumenti a Stepan Bandera ed è, diciamo, il faro di tutte quelle formazioni neonaziste che sono rappresentate in Parlamento e stanno al governo con Zelensky e di quelle formazioni paramilitari neonaziste di cui avete visto le belle bandiere con le SS stilizzate e le svastiche tatuate sulla pelle dei miliziani, il battaglione Azov, il battaglione Dnipro, ce ne sono altri 12. Questa è uno dei pregressi. E poi c'è il crollo dell'Unione Sovietica con l'unificazione delle Germanie. Per la Russia l'unificazione delle Germanie non era una passeggiata di salute, perché significava che se la Germania Est si unificava con la Germania Ovest, anche in Germania Est ci sarebbero stati i missili nucleari della NATO. Puntati dove? Su Mosca. E Gorbaciov, obtorto collo, disse di sì perché non era in grado di dire di no, visto il disfacimento del suo impero, all'unificazione russa, ma in cambio la NATO, gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea si impegnarono a non allargare la NATO nemmeno un palmo oltre l'Elba, cioè il fiume di confine. Hanno mantenuto quell'impegno? No. In quel periodo la NATO era formata da 16 Stati membri, oggi è formata da 30 Stati membri, sono tutti a est dell'Elba. Sono praticamente tutti gli Stati che accerchiano la Russia e alla collezione ne mancavano due. Mancava la Georgia e mancava l'Ucraina, che da 4 o 5 anni la NATO annuncia di voler far entrare. È quello che il Papa, nel suo linguaggio colorito ma di verità, ha definito l'abbaiare della NATO alle porte di Putin. Putin sentiva il solletico sotto il culo perché sentiva le sue terga sfiorate dai missili nucleari puntati contro di lui anche in Georgia e in Ucraina. Una delle ragioni per cui Putin attacca, dopo la fuga ignominiosa degli americani dall'Afghanistan, quindi in un momento di debolezza, è che sa che di lì a poco l'Ucraina e la Georgia entreranno nella NATO e lui si ritroverà, oltre ai missili puntati in tutti gli altri paesi dell'est, pure da sotto, dall'Ucraina e dalla Georgia. Sto giustificando la criminale invasione dell'aggressore, no, assolutamente, sto spiegando che cosa è successo. Abbiamo gabbato i russi impegnandoci a non allargare la NATO e allargandola con 16 paesi tutti a est.
ma non ci siamo limitati a quello. La Russia, quando è crollato l'impero sovietico, era in condizioni già precarie, ma con il collettivismo c'erano 4 rubli a testa e quindi nessuno moriva di fame. Erano tutti poveri, ma nessuno in miseria. Arriva Yeltsin e fa le liberalizzazioni dettate dai suoi amici americani. Yeltsin era amicissimo di Clinton ed era un fanatico dell'Occidente, voleva importare l'Occidente dall'oggi al domani, e quindi tutte le industrie di Stato le ha privatizzate, come più o meno come facciamo noi, regalandole a Benetton, regalandole a questo o quell'altro. Sono gli oligarchi. Gli oligarchi sono gli amici del potere comunista che prendono più o meno gratis pezzi di industria di Stato e si mettono in tasca gli utili, diventando ricchissimi e potentissimi. È lo stesso modello, più o meno, mutatis mutandis, che è subentrato al comunismo in tutte le ex repubbliche socialiste sovietiche. In Ucraina è uguale. In Ucraina ci sono 5 oligarchi, uno dei quali è il padrino e burattinaio di Zelensky, è quello che ha inventato Zelensky come comico, è quello che ha finanziato la sua serie televisiva, quella boiata immonda che ha trasmesso la Sette, che ovviamente non ha visto nessuno perché non fa ridere, e poi lo ha finanziato. Zelensky ha i conti a Cipro, alla Villa Miami, alla Villa Forte dei Marmi, ha i conti cifrati, si è dimenticato di dichiararle alle elezioni. Zelensky è finito nei Panama Papers, insieme all'oligarca che ha guidato la sua carriera artistica fino a farlo diventare un leader politico e a farlo eleggere, finanziando la sua campagna elettorale nel 2019. Poi è dovuto scappare l'oligarca in Israele perché è ricercato, in quanto l'oligarca ha fondato una banca e poi ha svaligiato i conti dei correntisti e è scappato con la cassa, quindi attualmente è ricercato. Gli oligarchi impoveriscono e immiseriscono la Russia. La Russia è un crollo, la Russia è un paese fallito con Yeltsin. Yeltsin molla il potere a Putin nel 99. In quei 10 anni il Fondo Monetario, con le sue ricette mirabolanti, ha distrutto completamente l'economia russa insieme a Yeltsin, e Putin prende un paese fallito. Prende un paese fallito che non è in grado nemmeno militarmente di reagire ad alcuna provocazione, e l'Occidente cosa fa? Comincia a provocarlo. Appena Putin diventa capo del governo russo nel 99, che cosa fa Clinton con la NATO e con noi? Attacca l'unico alleato che Putin ha in Europa, la Serbia di Milosevic. Bombardamenti per 78 giorni su Belgrado, stragi come quelle che adesso ci indignano perché le fanno i russi, solo che le facevamo noi, la scelta folle di schierarci in una guerra civile con i serbi, che sono pessimi, ma a favore della minoranza albanese islamista, che è rappresentata militarmente dall'UCK, cioè da tagliagole a cui confronto i serbi non hanno niente da invidiare, ma nemmeno niente da imparare. E Putin ovviamente non reagisce perché ha ereditato un paese fallito e in più si sta impegnando nella guerra in Cecenia. E dopodiché che cosa abbiamo fatto? Abbiamo attaccato nel 2001 l'Afghanistan, da cui i russi avevano dovuto scappare, ma che avevano cercato di controllare perché è la porta di accesso dal Golfo. Poi nel 2003 abbiamo attaccato un altro suo alleato strategico, Saddam Hussein, inventando prove false per attaccarlo. Vi ricordate Colin Powell all'ONU con quella provetta piena d'acqua? Erano le prove delle armi di distruzione di massa che gli ispettori dell'ONU non avevano mai rintracciato, nonostante varie missioni per cercarle. Perché? Per la semplice ragione che non c'erano più da anni, e che Saddam Hussein non era
in grado di colpire l'Occidente, mentre gli americani dissero che bisognava attaccarlo prima che lui attaccasse noi, se no arrivava a Roma, pure Saddam Hussein arrivava a Roma, non solo Putin, forse a Lisbona anche arrivava, che c'hanno tutti, no, questa passionaccia per il Portogallo, i dittatori, e abbiamo fatto 1 milione di morti tra i 10 anni dell'Iraq e i 20 anni dell'Afghanistan, abbiamo fatto 1 milione di morti, e Putin prendeva nota. Dunque si può bombardare una capitale nel cuore dell'Europa e passare per buoni, si può invadere due paesi che non ci hanno fatto niente, come l'Afghanistan e l'Iraq, prima raccontando che gli afghani erano dietro ad Al-Qaeda, quando tutti sanno che Bin Laden è un prodotto saudita e non talebano, e poi inventandoci che l'Iraq aveva le armi di distruzione di massa e in più era complice di Al-Qaeda, quando notoriamente Saddam Hussein era un laico nazionalista che aveva condannato a morte l'islamista saudita Osama Bin Laden, il quale a sua volta aveva condannato a morte per infedeltà Saddam Hussein. Quindi Putin prende nota. Ah, perfetto. Possono anche fare 1 milione di morti e passare per buoni. E non chiamarle guerre. Perché anche noi non le chiamavamo guerre. In Ex-Yugoslavia noi dicevamo che era un'ingerenza umanitaria, in Iraq e in Afghanistan era esportazione della democrazia e lotta al terrorismo. Poi non ci siamo mica limitati, perché a un certo punto abbiamo cominciato a fomentare l'opposizione interna ad Assad, che è un tagliagole pazzesco, come suo padre. Il problema è che Assad è il migliore alleato in Medio Oriente di Putin, che ha 2 basi militari strategiche in Siria, e quindi è intervenuto anche Putin. Tanto c'era il casino dell'ISIS, che si era presa un pezzo di Siria. L'ISIS che cos'è? L'ISIS sono i sunniti iracheni spodestati dalla nostra guerra a Saddam Hussein per mettere su gli sciiti. Noi abbiamo messo su gli sciiti, i sunniti hanno creato l'ISIS e si sono fatti il loro stato con le armi che noi avevamo dato a Saddam Hussein quando stavamo con lui contro gli iraniani nell'altra guerra del Golfo. Quindi Putin ne ha approfittato. Intanto, mentre fingeva di massacrare quelli dell'ISIS, massacrava anche gli oppositori di Assad, suo amico. Ha usato anche le armi chimiche a Aleppo. Avete mai visto alzare un sopracciglio il famoso Tribunale Internazionale per i Crimini contro l'Umanità dell'AIA? Del resto non aveva mosso un dito quando abbiamo massacrato i serbi e bombardato Belgrado, non ha mosso un dito quando abbiamo fatto 1 milione di morti tra l'Iraq e l'Afghanistan, mancava soltanto che muovesse un dito con Aleppo, no? Poi tanto quelli erano comunque islamisti, quindi ci faceva comodo che Putin desse una mano. A quel punto ci siamo inventati la geniale operazione Libia, che è un capolavoro di Obama. Premio Nobel per la pace. Obama è premio Nobel per la pace, è quello che ha, insieme ai francesi, costretto il povero Berlusconi, che non ne voleva sapere perché era amico così di Gheddafi, a bombardare la Libia, infilandoci in una guerra civile che ha portato, diciamo, a massacrare Gheddafi in quel modo ributtante, e che ha creato quel bel casino che abbiamo in Libia, per cui noi adesso ci pigliamo i migranti, perché una volta ci ricattava solo Gheddafi, pagavamo lui e teneva. Adesso ci ricatta chiunque passi per la strada, visto che in Libia ci sono 2 governi e 20 tribù, ciascuna delle quali gestisce quei barconi, e quindi dobbiamo pagarli tutti, altrimenti ce li mandano. Quindi abbiamo attaccato il migliore alleato di Putin in Nord Africa, Gheddafi.
E Putin continuava a segnare, diceva, ah, hanno pure maciullato Gheddafi, guarda, in per quello guardava il video, prendeva nota, prendeva appunti. Sono 20 anni che gli diamo lezioni di come si fanno le guerre di aggressione, perché anche la Libia non ci aveva fatto niente, spacciandole per guerre difensive da non si sa quale pericolo, non chiamandole neanche guerre, facendola franca davanti al tribunale dell'Aia e colpendo sempre nella direzione degli amici di Putin. Vi sembra strano? Non vi sto dicendo giusto o sbagliato, perché per come la vedo io, le guerre fanno tutte schifo e tutti quelle che fanno guerre fanno schifo e sono tutti criminali di guerra. Non c'è uno che è più criminale dell'altro, salvo ovviamente che non sia una guerra veramente difensiva come la resistenza che era per difendere la nostra patria, o come la resistenza che sta facendo il popolo ucraino per difendere la sua patria. Certo che quelle sono guerre giuste, ma io sto parlando delle guerre di quando noi attaccavamo, facevamo le stesse identiche cose che ha fatto Putin nelle sue, solo che siamo riusciti a fare molti più morti di quanti, pur impegnandosi, è riuscito a fare Putin. Quindi, per quanto mi riguarda, il discorso sulle guerre non può essere un discorso morale o moralistico. Io accetto che Gino Strada facesse un discorso morale sulle guerre, perché? Perché lui non ne ha fatta nemmeno una e rammendava i corpi dei feriti dell'una parte e dell'altra senza fare distinzioni. Da lui accetto discorsi morali sulla guerra. Ma l'idea che Biden possa fare la morale a Putin per la guerra in Ucraina, ma dico, ma stiamo scherzando? Che Zelensky possa fare la morale a Putin per quello che ha fatto, ma che cosa ha fatto Zelensky in Donbass negli 8 anni, di cui 4 ormai sotto la sua presidenza e prima di lui Poroshenko negli altri 5? Hanno fatto le stesse cose che sta facendo Putin, erano loro gli aggressori in Donbass. Perché è successo anche questo nei 23 anni di presidenza Putin, di dittatura Putin. È successo che l'Occidente a un certo punto nel 2014 decide di destabilizzare l'Ucraina, che aveva il torto di aver eletto un presidente filorusso. Democraticamente eletto, come è stato democraticamente eletto Poroshenko e come è stato democraticamente eletto Zelensky, soltanto che l'Ucraina era sempre di fronte, no? Bicefala, perché aveva l'est russofono e russofilo, il Donbass, e la Crimea che è russa da sempre. Poi la cedette Khrushchev agli ucraini perché lui era nato lì nei pressi, ma perché tanto facevano parte tutti dell'Unione Sovietica, mica lo sapeva che poi l'Ucraina si sarebbe resa indipendente, se non mai gli avrebbe dato la Crimea, perché la Crimea è russa. Nel 2014 la NATO decide di destabilizzare, che è successo? Perfetto, la NATO decide di destabilizzare l'Ucraina. Quindi investe, lo dicono gli americani, un sacco di soldi per la rivolta di Euromaidan. Ci manda la plenipotenziaria dell'amministrazione americana, si chiama Victoria Nuland, una che ha lavorato per tutti i presidenti, tranne Trump, da Bush a Obama, adesso a Biden. Quella lì è in piazza, mentre c'è la rivolta, e rovescia il presidente democraticamente eletto per fare le elezioni anticipate e fare un governo filo americano. E questa ha anche la sfortuna che le intercettano una telefonata con l'ambasciatore, mentre fa i nomi di quelli che diventeranno ministri dopo che loro avranno buttato giù il governo. Dice questo sì, questo no, e l'ambasciatore dice, ma non sarebbe meglio consultare l'Unione Europea? E lei risponde, fuck Europe, che è, diciamo, il costante programma delle amministrazioni americane nei confronti di noi europei. Fuck Europe, decidiamo noi chi governa in Ucraina. È così che nascono due governi
che hanno scatenato la guerra civile in Donbass, hanno tolto la seconda lingua del russo, degradandola a dialetto, e hanno fatto 15.000 morti in 8 anni, finché nel 2022 Putin ha colto la palla al balzo e, per tutte le ragioni che dicevamo prima, è entrato in Ucraina e ha fatto il macello che sta facendo. Adesso le strade sono soltanto due: o andiamo avanti ad libitum a mandare armi senza sapere che cosa ne sarà dell'Ucraina, oppure si fa un negoziato. Guardate, di solito quando uno parla del negoziato la reazione è duplice. C'è chi dice: ah, vuoi la resa degli ucraini. Ma veramente il negoziato è una cosa, la resa è un'altra. Per la resa non si fanno i negoziati. Uno ha perso, si arrende e spera che gli salvino la vita. Il negoziato è una cosa dove due pari si siedono al tavolo, possibilmente con dei garanti più importanti di loro, che poi garantiscono sul rispetto. Sarebbe bello che ci fosse l'ONU, ma l'ONU non ci può essere perché la Russia sta nel Consiglio di Sicurezza e quindi blocca tutto. Sarebbe bello che fossero gli americani e i cinesi, ma come avete visto, quando si muovono i cinesi, gli americani dicono di no solo perché l'hanno proposto i cinesi. Quindi probabilmente avremo Erdogan, questo bocciuolo di rosa che sta massacrando i turchi, i curdi, a cui noi non mandiamo le armi, ci mancherebbe, noi le mandiamo solo gli aggrediti, noi curdi non sono mica aggrediti. E quindi un negoziato nel quale si parte dallo stato dell'arte. Lo stato dell'arte è che Putin, che tutti dicono che ha perso, ha la Crimea dal 2014 e ha quattro regioni, le due del Donbass, Lugansk e Donetsk, e poi ha Zaporizhia e Kherson. Ha perso Kherson, ma la regione di Kherson ce l'ha, e poi ha un po' di roba a nord-est, che ha aggiunto a quello che gli interessava per poi mercanteggiarlo nella trattativa. A me piacerebbe moltissimo che fosse vero quello che dicono continuamente gli ucraini, gli americani, gli altri trombettieri, e cioè che tra poco gli ucraini recuperano tutte e quattro le regioni occupate dai russi in questo anno e in più pure la Crimea. Anzi, piacerebbe persino che prendessero un pezzo di Russia, che andassero un po' verso di là. Ho letto, il generale Mini scrive per il Fatto Quotidiano, il generale Bertolini spesso ci dà delle interviste, il generale Cavo Dragone, il capo di Stato Maggiore della Difesa italiana, ha detto che non c'è via d'uscita militare, detto da un militare. Ma soprattutto il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Congiunte americane, il generale Mark Milley, sono mesi che dice: levatevi dalla testa che gli ucraini possano riprendere le quattro regioni occupate, tanto più, tanto meno la Crimea. Quindi bisogna fare un compromesso territoriale. Quindi quando qualcuno risponde non vuoi la resa, ma tu vuoi la... parli di negoziato, ma quale sarebbe il negoziato? L'unico negoziato è che i russi si ritirino. La domanda è: ma perché dovrebbero ritirarsi, visto che controllano cinque regioni dell'Ucraina e l'Ucraina non riesce a riprenderle? È ovvio che il negoziato deve partire da questa situazione e deve passare attraverso un compromesso territoriale. L'Ucraina, per salvare quello che è rimasto in piedi e quello che è rimasto vivo della sua popolazione, dovrà rinunciare a dei territori, a meno che non succede la prossima settimana che riprende tutto, o il prossimo anno, o fra due anni, sperando che nel frattempo sia rimasto qualcuno vivo. Perché l'Ucraina ha un quarto degli abitanti della Russia, e quindi i russi possono continuare a buttare carne da cannone sul terreno di battaglia, mentre gli ucraini no, quelli hanno. Ecco perché io pavento che se andiamo avanti così, prima o poi dovremo mandare le truppe di terra e veder morire gli italiani che tornano in bara. E voglio vedere un presidente americano che, dopo quello shock di quei vent'anni in Medio Oriente, ritorna a veder tornare le bare avvolte nella bandiera, cosa che al momento non stiamo facendo, perché al momento facciamo la guerra per procura, noi ci mettiamo le armi e gli ucraini ci mettono i morti. Ma alternativa non c'è. E se siamo così affezionati al principio di autodeterminazione dei popoli, io penso che debba valere per tutti i popoli, anche per quelli del Donbass e della Crimea. Perché non far decidere a loro da chi devono essere governati?
si fa un referendum, mica lo deve gestire Putin come il referendum farsa che ha fatto a settembre. Il può benissimo gestire l'ONU, l'OSCE, la comunità internazionale, perché votino non con la pistola alla tempia dopo che siano rientrati i profughi in condizioni di sicurezza. Donbass vuole stare con Zelensky, Putin se ne dovrà fare una ragione. Donbass vuole stare con Putin, Zelensky se ne farà una ragione. Io ho come l'impressione che questa cosa che propongono l'UTVAC, propongono tanti diplomatici, non è mica una mia invenzione, non sono mica così mitomane da mettermi a fare i piani di pace. È una proposta che si fa per vedere se si riesce a dare la famosa autonomia che prima Poroshenko e poi Zelensky avevano proposto, avevano, scusate, firmato due accordi a Minsk e violato, tant'è che non hanno mai nemmeno ordinato il cessate il fuoco in Donbass, figuratevi le procedure per dargli l'autonomia. Autonomia tipo Alto Adige, fermo restando ovviamente che l'ingresso nella NATO gli ucraini e i georgiani se lo scordano, perché quelli devono rimanere due stati cuscinetto. Continuare a insistere col fatto che l'Ucraina deve entrare nella NATO, no, semmai deve entrare nell'Unione Europea quando sarà diventata un paese democratico, adesso non lo è. Zelensky ha firmato un decreto per mettere fuori legge gli 11 partiti di opposizione, mi pare che sia una democrazia che può entrare in Europa. Orbán al confronto è Churchill, ma quando sarà diventata una democrazia entrerà nell'Unione Europea e la NATO non può entrare. Sarebbe come se i russi volessero mettere delle basi militari in Messico, la stessa identica cosa. Il Messico non può diventare alleato militare della Russia, appunto perché c'è una divisione di zone di influenza nel mondo. Ricordatevi quando i russi hanno provato a mettere dei missili a Cuba, che cosa è successo? Gli americani hanno tentato di invadere Cuba, non ci sono riusciti, abbiamo sfiorato la guerra mondiale nucleare, fino a quando Kennedy, che non era quel coglione di Biden, e Nikita Khrushchev, che non era quel criminale di Putin, si sono telefonati e hanno deciso un disarmo bilaterale. I russi ritiravano i missili da Cuba, gli americani si impegnavano a non invaderla e hanno mantenuto, e in compenso gli americani ritiravano i missili dalla Turchia, che ovviamente erano puntati su Mosca. La linea rossa tra Washington e Mosca nasce in quel momento, e in quel momento funzionava. Adesso siamo in mano ai matti, agli squilibrati, però l'unica soluzione è questa. Ecco, io spero, visto che l'opinione pubblica per fortuna è molto più lucida dei nostri decisori, che alla fine prevalga, perché il buon senso dice questo. Naturalmente c'è sempre la possibilità che prevalga l'insensatezza, cioè la linea dei decisori, che è continuare a mandare armi a oltranza senza porsi il problema di cosa succederà, come non ci fosse un domani, fino a quando la Russia avrà avanzato ancora, i morti saranno aumentati ancora. Adesso siamo a probabilmente 400.000 in un anno, in un paese che ha 40 milioni di abitanti e di cui 10 vivono fuori dai confini perché sono profughi, e con un paese fallito economicamente che Europa e Fondo Monetario finanziano gli Stati Uniti con 5 miliardi al mese, perché altrimenti, cioè, non sta in piedi. Per questo ho scritto questo libro, per mettere questi punti e poi per raccontare come una tragedia di queste dimensioni sia diventata in Italia una specie di barzelletta, dove il più esperto fino a un anno fa credeva che il Donbass fosse un pretenano. Grazie. Se avete queste 4-5 domande, no, magari no, le raccogliamo. No. Non c'è tempo, purtroppo. Ah, nemmeno tempo per no, le domande. No, beh, tu sei andato oltre. Mi dispiace, non abbiamo il tempo per far domande, perché questo è un posto pubblico e deve chiudere. Quindi ah, tu hai il tempo solo per firmare copie. Io sono abituato a ciacolare. No, ma chi volesse fare firmare i libri, lui è, vieni qua a firmare. Ah, perfetto, mi trasferisco al tavolino. Scusate, non credevo.